siamo qui a parlare un po' sul nostro piatto tipico brasiliano. Iniziamo di questa insalata, dopo passiamo per il piatto caldo. Allora iniziamo con questa insalata, ti faccio vedere l'insalata. Questa insalata è un'insalata di cavolo cappuccio bianco con pesca sciaropata, facciamo da noi, un po' di uva sottolinea e un po' di la salsa un po' agridolce che mangiamo sempre al Natale, una insalata natalina. Dopodiché passiamo per l'insalata russa, che è una insalata tipica brasiliana, che si chiama in Brasile di insalata di maionese, che è quasi la stessa che mangiamo in Italia. Però metto un po' di uovo soda, un po' di maionese, un po' tagliata. Dopo abbiamo la nostra insalata di carota e sedano, che è una insalata un po' digestiva per le persone che non si può mangiare tante cose, che è solo condita con olio e sale. Dopo abbiamo il nostro piatto di carne macinata, che è come un ragù, che è creato più o meno in Minas Gerais, dove si trova un piatto tipico mineiro. Dopo la nostra farofa di farinha de manioca, que é como uma patata brasileira, però que é portada do africano quando arrivato in Brasile. E se macina e faz condita com um pouco de tempero e um pouco de pancetta. Dopo abbiamo um pouco de salata de riso, condita com citrioli e um pouco de óleo, sale, pepe e um pouco de funghi, que é um piatto anche tipico. Nossa insalata di melone, che è fatto con cuore di palma e oliva, con un po' di limone e arancia, che è una insalata un po' leggera per persone se vuoi mangiare con la picanha o un tipo di carne. Dopo abbiamo un po' di legumi tagliato da noi, fatto un legume solacetto, olive. Questa è la nostra insalata di pollo, che è un salpicão, che è un'insalata un po' paulista, che i paulistani mangiano nella churrascaria. Questa è un'altra insalata che abbiamo di grano, che è fatta con due tipi di grano, mais e olive, no? Condita con un po' di frutta della passione. Abbiamo il nostro panino di formaggio, che è fatto também anche pelo è un piatto mineiro, che è un panino che è fatto con impasto di formaggio e la stessa cosa con l'amido di mais. Dopodiché abbiamo la nostra insalata di riso agridolce fatto con l'ananas, no? Così si diventa un po' giallina e molto buona da mangiare. Dopo abbiamo la nostra famosa fagiolata con carne di maiale, salsiccia e un po' di tipo di carne secca, il nostro riso bianco, che è il famoso riso basmati, la quale mangiamo insieme alla fagiolata e la farofa. E questi sono i nostri citrioli, che è una insalata normale, però con la nostra salsa di vinagretti, dove si mangiamo anche con la carne. Questi sono i nostri piatti tipici.